La Piana di Albenga si trova nella Liguria di Ponente, molto ricca di storia e tradizione. Uno dei ricordi più belli è quando la mamma ci faceva le fiammette, quindi era il momento in cui non vedevamo l'ora di preparare la ricetta. Era un momento di condivisione, che ognuno faceva un po' la sua parte, ci divertivamo anche perché poi alla fine finalmente si mangiavano queste fiammette. Mi chiamo Camilla e siamo tre sorelle che portano avanti l'azienda e le tradizioni di famiglia. Il nonno Renato coltivava già gli ortaggi, papà lo ha sempre aiutato con molto entusiasmo. Negli anni 80 ha deciso di cominciare in campo aperto a mettere le erbe aromatiche. Allora, adesso andiamo a fare la spesa. Sarà aperta, Maria? Ma in teoria sì, dai. Oggi voglio fare la ricetta delle fiammette rivisitate con Nutella. Secondo me saranno più buone di quelle della mamma. Secondo me hai ragione. Io prima le devo assaggiare. Non avevo dubbi. Allora, ci siamo per queste fiammette? Dai, proviamoci. Se ce le spieghi, sì. Non me le ricordate. Queste fiammette sembra che siano nate... No, sembra. Sì. Allora, le fiammette... Le fiammette sono nate nei primi del Novecento, quando nella Riviera Ligure iniziava a esserci più turismo inglese. Galassio cercavano... Fala parlare, no? Sì, infatti, già faccio fatica a parlare, ancora te mi tartassi. Tranquilla. Se c'è già fame. Sì. Quindi all'ora del tè si cercava qualche dolcino tipico nostro che potesse accompagnare questo momento. E così sono nate queste fiammette, che sono a base di nocciole e cacao. Tant'è che poi sono diventate un souvenir che si poteva portare a casa e mangiarla anche dopo diverso tempo. Allora Cami, adesso andiamo ad aggiungere l'albume, lentamente, perché il composto deve avere quella consistenza compatta. Ma quindi... non troppo morbida per la sac à poche. Per la sac à poche. Noi siamo tutte e tre buone forchette e la mamma e il papà devo dire che ci hanno insegnato veramente bene come mangiare. Senza mangiarle. Delle tre la più brava in cucina è Carolina. Poi Carolina è molto precisa. Ma no, che va vedi? Lasciacelo scendere. Sì. Con te anche è difficile perché ti metti lì, fai di tutto e non fai niente. Carolina ha detto che va bene. Camilla ci ha aggiunto troppo al buio. Io, sei tu che mi hai dato i compiti. Caterina assaggia. Io assaggio del mio contributo. No, ma adesso il va bene, mamma. Puoi star tranquilla però, che tutte e tre riusciremo, va. La mia passione per la cucina credo che sia nata grazie ai miei genitori. Più conoscevo la tradizione dei nostri piatti e più mi sono appassionata a ricrearli, no? Il forno l'ho messo a 175 gradi per 10-15 minuti al forno statico. Infatti per noi la tavola, pranzo, cena, sempre uniti. Eccole qua! Anche già solo nelle preparazioni, quando si prepara qualcosa ci piace essere tutti insieme, condividerlo insieme, e perché comunque sono quei momenti che poi ti restano. E sicuramente vabbè, la mamma ha sempre creduto in me. Vabbè, sicuramente la mamma è stata una persona che mi ha sempre coinvolto e ha sempre creduto nelle mie capacità, quindi mi ha sempre lasciato molto il via libera e la fiducia di dire prova e sperimenta da sola. Oh, bravo. E vai! Per la famiglia, per dimostrare il proprio bene, non è tanto regalare chissà che cosa, ma è proprio far da mangiare, no? È veramente buono, eh? Bene, siamo state brave. Io dedico del mio tempo per le persone al quale voglio bene e col quale poi voglio condividere dei momenti. Brave!